Il mio nome è Ilaria, ho 23 anni, abito a Caronno Pertusella in provincia di Varese e studio all'Università Cattolica di Milano. Il nome del mio corso si chiama Management Internazionale. Il mio summer program che ho scelto è PPM School, che sta per People and Project Management School a Shanghai. Ho scelto questo programma perché in futuro vorrei lavorare in HR. E infatti durante queste 2 settimane di corso molto intensive ho avuto la possibilità di parlare con manager di HR nell'azienda di Comau a Shanghai. L'esperienza è stata molto bella, è stata un'esperienza ricca di emozioni contrastanti. All'inizio, quando ero in aeroporto pronta per la partenza, ero molto agitata e ansiosa. Era il mio primo viaggio così lontano, il mio primo viaggio da sola e il mio primo viaggio fuori dall'Europa. Il primo giorno di corso ero entusiasta, straemozionata e pronta a godermi al meglio, a vivermi al meglio tutti queste 2 settimane di corso. E più che un'esperienza, un ricordo, porto con me una frase detta da Marco Rigamonti, che è uno dei trainer del corso, e la sua frase è la seguente: che uscire dalla nostra comfort zone è il miglior modo per migliorare noi stessi. E sono completamente d'accordo con questa frase, e questa frase sì, è una delle più profonde consapevolezze che porto con me a casa dal viaggio a Shanghai. E andando a Shanghai per la prima volta con persone che non avevo mai visto prima, è stato per me un modo di uscire dalla mia comfort zone, dalla mia zona di sicurezza, dalla mia quotidianità. E questo, allontanarsi appunto dalla propria quotidianità, è un modo per migliorarsi. Questo summer program mi ha aiutato a capire che lavorare in HR è davvero quello che voglio fare. Durante queste 2 settimane di corso ho avuto l'opportunità di entrare in contatto con dei manager reali di aziende e soprattutto con manager che lavorano in questa funzione, nella funzione di HR. Ho parlato con loro, ho fatto loro molte domande e loro erano disposti a rispondere nel dettaglio ad ogni mia domanda. E quindi grazie a questo summer program ho avuto l'opportunità di toccare con mano e di vedere con i miei occhi cosa fa un lavoratore che si occupa in HR all'interno di un'azienda. Una volta a casa ci ho messo un paio di giorni per riprendermi a causa del fuso orario. Tra Shanghai e l'Italia ci sono 6 ore di fuso orario. E quindi i primi giorni avevo sonno a tutte le ore del giorno, non solo durante la notte, però ne è valsa la pena.